quasi 18 anni, no? Quindi vanno riverificati, però leggerli così io onestamente non li conoscevo, ma mi hanno impressionato in maniera forte, insomma. Quindi proprio è un consiglio che do all'amministrazione di riverificare questi dati, quindi non con Federico Valerio, col quale sono amicissimo, ma qui va fatta con un epidemiologo che affronta la situazione in maniera seria. Poi un'ultima cosa, dottorini, riguarda le centrali a biomasse, le piccole centrali a biomasse fatte da un'azienda, piccole centrali a biomasse inferiori ai 300 kW elettrici, fatte, cioè in cui si utilizzano soltanto scarti propri, ma non colture dedicate, e non si prendono gli incentivi, sono d'accordo, ma purtroppo in 104, questa è la 104esima incontro che ho fatto a tutti quelli a cui ho chiesto, ma lo farebbe un impianto a biomasse se non avesse incentivi? La risposta è stata sempre no. Grazie, dottor Vantaggi. Ancora a corollario, diciamo, del suo intervento, della sua disponibilità fino a tarda ora. Comunque, prima di chiudere i lavori, io vorrei lanciare una proposta. Innanzitutto di rivederci, ormai siamo in prossimità delle feste natalizie, quindi diventa improponibile una riunione di questo livello, però diciamo che dopo la prima decada di gennaio sarebbe opportuno rincontrarci, però con l'impegno che l'amministrazione comunale, qualora l'Enel dovesse decidere di rimanere su questo territorio, perlomeno, o prima che se ne vada, perlomeno, un'indagine epidemiologica ad alto livello va fatta, dove il dottor Vantaggi dovrebbe essere il coordinatore di questo studio. Grazie e buonanotte a tutti. Non è che possiamo far aspettare queste decine dell'Enel a casa nostra. A casa nostra quel che decide l'Enel.